Raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars. Oggi video proprio bello succulento. Non vedevo l'ora di farlo perché proprio qualche giorno fa ho sbloccato il clarinetto livello 3 e volevo andarlo a testare su duelli. Esattamente come abbiamo fatto in questo video dove siamo andati a testare il Krabby Patty livello 3. Non c'ha veramente senso, se ve lo siete persi andate a recuperarvelo. Ebbene, quest'oggi vediamo se anche il clarinetto sarà sbloccato. Ma prima diamo un attimo un check al negozio, anche perché oggi dovrebbero esserci i 1000 verdoni gratuiti. Oltre, vabbè, i 100, oltre anche a questo pin... Cos'è, un sole che viene... No, mannaggia, mi ho tappato per sbaglio. Beh, lo possiamo vedere anche da qua. Ah, giustamente poi piange. Chiaro, è molto logico. Poi abbiamo i 1000 verdoni, appunto, gratuiti, che noi non buttiamo mai nella vita. Per il resto, vediamo se ci scappa un bel binghettino. Giustamente non è questo il giorno. Vi ricordo ovviamente il codice Raxxon in fondo allo shop se volete supportarmi su Brawl Stars. E ormai che ci siete, mi raccomando, per questo super content un bel like fin da subito, più iscrizione e scampanellata tattica. Ah, giustamente, andiamo a vedere al Krusty Krab. Però di roba gratuita ho già visto che non c'è niente. In teoria dovrebbe esserci il Power Meal, vero? Non una compensazione, meno male. Beh, attualmente ne ho 11.350, non sono pochi. Sicuramente in uno dei prossimi giorni andrò a shoppare una di queste offerte corpose. Per il resto, andiamo a prenderci il Power Meal gratuito. Abbiamo la anche la Kelp Soda livello 3. Anche questa è da testare, anche se non mi sembra fortissima, perché curare su duelli, che ce ne facciamo? Vabbè, comunque ottimo, non fa sicuramente male. Ora andiamo a vedere quali brawler andare a mettere. Tra l'altro, molto interessante la questione, perché questa mappa è sviluppata verticalmente e per i brawler che dobbiamo usare è perfetto. Infatti metterei sicuramente una bella Piper. Ultra Piper probabilmente anche bella, non è male. E poi ci butterei anche Iris. Proviamo, ragazzi. Ho buone aspettative. Scorsa volta siamo riusciti a vincerle tutte 8. Oggi direi che faccia la stessa cosa. Ci prendiamo i drop del giorno. Ragazzi, cambio di programma. Ebbene, ho fatto qualche partita e questo è il risultato. L'ho perse tutte e tre. E quindi niente, questo qua non funziona su duelli. A questo punto, uno molto interessante che vorrei andare a testare è questo qua della spatola, che anche se è livello 1, in realtà non cambia niente, perché l'effetto dei livelli successivi si attiva dopo le kill. E su duelli chiaramente non ci serve, fai la kill e finisce il round. Quindi andrei a mettere sicuramente il corvo, che è fortissimo. Cordelius potrebbe regalarci qualche gioia. E infine proviamo con Leon, proprio trio leggendario. Vediamo così che succede. L'idea in realtà è di riuscire a vincere col corvo. È veramente fortissimo, dato che col veleno tiriamo sta spalettata wireless che fa dei danni incredibili. L'unica cosa è, ecco, magari contro il Mortis non farci distruggere malamente. Anche lui c'ha la spatola, ce l'ha d'oro, ma tanto non ti serve. Giustamente, amico mio, se non ti fai colpire è un po' complicato. Come facciamo, caro Mortis? Meno male, che fortuna, la spalettata wireless. Beh, oddio, tanto wireless qua non era, però mi è andata veramente bene. Beh, a questo punto contro Hank e Buzz. Vabbè, a parte che lo vediamo con i suoi panini. Carica la hit, ci sta, bravo amico mio, push. Mi ha senso, io ti uso un bel gadget ancestrale. E in teoria, non gli sto facendo danni. Però, dai, naggia, facciamo così. Arca miseria. Dai, spalettata, attivati. Quanta vita deve avere il bro? Meno male, quanto l'ho rischiata anche qua. Oh, vi dico, qua forse la strategia vincente è di rompere quel barile con la categoria dei brawler che avevo prima, così almeno non ha più protezioni e forse a quel punto il corvo diventa veramente molto forte. Potremmo provare a fare così. Vabbè, qua giustamente il bro prima o poi prenderà la super. Io ho l'overdrive e non è male. Andiamo con un bel gadget, vediamo un po', attenzione, vado di overdrive. Dai, amico mio, per favore. Perfetto, meno male. Dai, proviamo così, anche perché dobbiamo un po' accelerare i tempi e così capite anche voi che è troppo lenta la cosa. Attenzione, epico che ci va a dare monete, va bene. Quindi come primo brawler Piper, va bene. E poi boh, proviamo corvo Cordelius. Dai, l'idea comunque è di non usarlo Cordelius. Oggi il corvo carrierà pesantemente. Quindi il piano qual è? Faccio di questo. Perfetto. Adesso vabbè, giustamente qua contro il Brock ce la giochiamo, anche se qua mi ha già leggermente distrutto. Magari l'ho shottato. Fantastico. Beh, già vedo un Frank come ultimo brawler. Contro di lui sicuramente non andrà tanto bene. Bellissimo. Prima con Piper non è andata proprio così. Vabbè, comunque eccolo qua il Francone. Giustamente lui adesso qua se la dascia un pochino, non sarà facile buttarlo giù. E anzi, mi sa proprio che non lo butteremo giù mai nella vita. Però se tante volte il bro... No, beh, neanche ci provo con la super, tanto vale tenercela col corvo. Tanto adesso dovrebbe essere facile con lui. Lui protezioni perché non ne ha ovviamente. Mo come fai, amico mio? Bro, sei leggermente, giusto poco ingabbiato. Ti uso un gadget per sicurezza e direi che non posso perdere, è impossibile, no? In teoria. Poi, ecco, infatti, era impossibile, preso via wireless. Ma ho fatto la kill con Piper. No, ma va bene, tutto regolare, tranquilli. Dai che abbiamo trovato la strategia. Qua è proprio un mix, sfruttare i modificatori per fare poi la combo. Su questa mappa worka molto bene, magari su altre giustamente non è la stessa cosa. Qua contro Leon potrebbe essere un problema, ma tanto a noi non ci interessa.
Proviamoci lo stesso. Perfetto. Corvo, è il tuo momento. Bisogna carriare prepotentemente. Oh, attenzione, perché in realtà se la vita cala troppo, la spalettata me la può tirare anche Leon. Però lui in teoria dovrebbe venire molto vicino, a differenza mia. Quindi ok, qua non è male. Se mi avvicino, forse non è che già riesco a tirargliela. Assolutamente sì. Mamma mia, quanto è forte il corvo. Non c'ha senso. Ora abbiamo Energetic. Vediamo, eccolo lì. Vabbè, Energetic penso che lo butteremo giù senza troppi problemi. Nel dubbio vado con un bel gadget, ok? Anche Bull potrebbe essere pericoloso nel suo piccolo, ma se usiamo il gadget e manteniamo le giuste distanze, in realtà pericoli non ce ne sono. Ok, con calma, perfetto, vedi? Andiamo a prenderci il drop. Il problema potrebbe essere se anche dall'altra parte mi trovo un corvo, ma per ora non è questo il caso. E ci piace, bravi amici, non usate sto corvo. Quindi andiamo ancora a rompere. Sai cosa? Dopo mi conviene andare dall'altra parte, così tante volte riesco a colpire anche tra i cespugli. Meno male, l'ho killato io. Visto che siamo ancora con Piper, proviamo a hittare tipo da qua, intendevo questo. Perfetto. Perfetto, direi che non sta là. Draco, dove sei? Te la camperi da qualche parte? Che fai anche bene, bro. Credo che sia lassù. Sì, voglia. Direi che i panini si vedono molto bene. Adesso qua il bro ha saltato. Ok, attivi i tuoi panini ancestrali. Credo che riuscirà a farmi lui. Però ci proviamo. No, non già posso. Sì, ciao, è impossibile. Come faccio? Allora, col corvo potrebbe essere pericoloso se si trasforma. Quindi dobbiamo far sì che lui non si trasformi mai. Dovrebbe essere abbastanza fattibile. Dov'è che camper, amico mio? Sei qua. Ok, facciamogli usare sto panino ancestrale. Subito gadget. Ok, ma dopo quanto è forte anche col gadget. Non c'ha senso. È proprio tutto l'insieme che lo rende sbroccato. L'unica cosa è che contro quelli, appena attivano quel Krabby Patty, la vita non scende. Però basta appunto mantenere le distanze. Abbiamo soltanto Clancy. Guarda, amico mio. Aia, che dolore pazzesco. Fermo, non ci provare. Ok, vita recuperata. Abbiamo anche un overdrive che userei solamente quando siamo sicuri. Dai, gadgettino. Perfetto. C'han così, overdrive adesso, pushiamolo adesso. A posto, meno male, va. Dai, Brawl Stars, dammi sto raro. Grazie mille, gentilissimo. Con... perfetto, la doppia XP. Dai, 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 go next. Meno male, anche qua niente corvo contro. Stavolta con Piper. Proviamo a stare un po' più a sinistra, così facciamo così. Ok. Dovrebbero essere bei danni se la hit va a segno. Però anche se le sue hit vanno a segno sono bei danni. Amico mio, con tutta la calma di questo mondo, sai che forse lo potrei killare con un'altra hit? Gadget ha senso? Peccato. Eccolo. Fermate. Ok, preso uno. Preso due, meno male. A destra abbiamo rotto già praticamente tutti i cespugli. Ah, ecco, proprio così. Sì, Charlie. Vabbè, c'hai le tue cose, va bene. Però adesso come fai? No, sfrutti il mio barile. Certo. Ha senso, assolutamente. Va bene. Ora che col corvo c'ho anche la super, che vuoi fare però? Questa direi che è una bella domanda. Le sue bollicine non dovrebbero fare molti danni, però nel dubbio stiamo attenti. Certo, dovrei colpirla sta Charlie. Non la vedo benissimo, purtroppo non riesco a colpirla come dovrei. Attenzione. Potrebbe arrivare il primo scammettino. Però magari facendo così vediamo. Madonna, meno male. Anche Beryl può essere pericoloso con la super, ovviamente. Però col gadget, se riesco a mantenere la giusta distanza. Il bro se la sta camperando. No, in realtà l'ho visto. Eccolo che arriva. Attenzione. No, 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 no. Scappa, Raxor, corri. Spadellata, abbiamo vinto. E in tutto questo, Cordelius ancora non si è visto, raga. Vabbè raga, uno l'ho persa, ci sta con Colt, mi ha devastato il corvetto. Va bene, non si può sempre vincere, riproviamo. Qua abbiamo Byron, Leon e Stu. Allora, esattamente come prima, facciamo di questo intanto. Io ti posso vedere, amico mio, quindi se tante volte ti entrassi una hit, poi basta andare di gadget e siamo a posto, no? Ok, l'abbiamo preso, faccio così, a posto. Leon, tu vieni da qua. Dai amico, fatti colpire, là. Là, niente, non ce la posso fare. Vita recuperata, si riparte. Dov'è il bro? Quello è il clone, chiaramente. Clone un po' fastidioso, però se riesco a recuperare la vita, cosa che dovrebbe essere fattibile senza alcun tipo di problema. Nah, ok, meno male, l'ho preso. Vabbè, contro Stu, abbiamo tre brawler, non dovrebbero esserci pericoli. Ma dove, ragazzi, l'ho detto, andiamo subito con un gadget. Ovviamente il colpo non va a segno, però questo sì. E quest'altro pure, bene. Senza il corvo stavolta. Va bene, dai, siamo arrivati al capolinea, andiamo a vincerci quest'ultima partita. Ci prendiamo il drop finale. Attenzione Colt, che è molto forte. Allora, quindi qua facciamo di questo intanto. E fino a qua è sempre uguale. Se riuscissi a killare Sergio con Piper non sarebbe male come cosa. Lui giustamente adesso va a sfruttare il mio di paletto. Però, amico mio, un altro colpettino. Perfetto. Qua dobbiamo sfruttare il gadget di Piper, direi. Se riusciamo non è male. Quindi facciamo così, perfetto. No, subito gadget. No, meno male. Non c'è stato bisogno neanche di attivarlo. In realtà l'ho preso un po' a caso. Riusciamo ancora a vincere solo con Piper? Me lo vuoi dire così, caro amico? Vabbè, tanto se mi push alla fine posso fare così. E ok, non c'è male.
Qua in realtà posso... vabbè, niente, non riesco a colpirlo al bro. Col corvo dovremmo vincere facile. Però con Piper a quanto pare no. Mi tieni la spadellata. Tanto se col corvo dovessi fallire, con Cordelius è impossibile non killarlo. Oh, eccolo che arriva. Amico mio, niente, il mio tempismo è veramente fantastico. Usiamo un gadget. Spadellata in arrivo, ok. Non mi piace per niente come ho gestito sto mico, ma abbiamo vinto, va bene così. E ovviamente chiudiamo con un super raro, ci sta. Beh dai, qualche coppettina alla fine l'abbiamo fatta. Non mi ricordo con quanto siamo partiti, però non c'è male. Raga, che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.